È qualche settimana ormai che sento in giro molto panico riguardo al mondo delle sneakers. Tantissime persone che dicono che le sneakers stiano morendo, che il mercato sia in declino e che il game sia finito. Ma sarà vero? Parliamone un po', ho qualche punto che vorrei analizzare insieme a voi. Tanto per cominciare, il mercato delle sneakers è altalenante tutti gli anni. Io sono in questo mondo solo da qualche anno, ma ormai mi sono reso conto che è semplicemente un circolo che si ripete tutti gli anni. Ci sono periodi di intenso interesse seguiti da altrettanta intensa calma. Siamo inizio anno, abbiamo appena superato le festività dove la gente spende e spande tra novembre e dicembre, tra Black Friday e Natale, e nei mesi successivi, quindi gennaio, febbraio e marzo, molta gente punta a risparmiare dove può. Non ci sono più regali in vista e nemmeno la tredicesima. Per come la vedo io, seguendo questo ragionamento, nei prossimi mesi ci sarà una ripresa del mercato. Verso aprile la gente ricomincia a pensare all'estate, comincia a pensare magari alla scarpa che vorranno per la fine dell'anno come premio per la promozione, o magari semplicemente la scarpa da sfoggiare la sera d'estate o addirittura in vacanza. Dopodiché il mercato si ritranquillizza verso settembre-ottobre per poi riprendere esplodendo a novembre e dicembre come è praticamente tutti gli anni. Per di più siamo in un periodo di recessione, non sono assolutamente un economista, ma ci siamo resi conto tutti che i prezzi di qualsiasi cosa stanno salendo, a partire proprio dalle sneaker stesse. La Jordan 1 High ad esempio soltanto 2 anni fa stava a 160 euro di retail, adesso è arrivato fino a 180. Le Dunk, che una volta erano 100 euro, ora sono a 110, in alcuni casi anche 120 o 130 per le special edition. Le Jordan 3 e Jordan 4 partono addirittura superando i 200 euro. Ovviamente questi prezzi più alti lasciano molto meno spazio al resell, perché se prima una Jordan 1 High la prendevi a 160, la vendivi a 200, avevi fatto 40 euro. Oggi se la prendi a 180 e la vendi comunque a 200, ce ne hai fatti soltanto 20. Già partendo da questo presupposto, un sacco di persone non considerano nemmeno acquistare la scarpa soltanto per rivenderla. Con l'aumentare dei prezzi di retail, ovviamente i reseller si ritroverebbero a dover aumentare anche i loro prezzi di vendita, arrivando al punto in cui la gente non è più disposta ad acquistare quelle scarpe, non soltanto per principio, ma anche proprio per disponibilità economica. Ricordiamoci che le sneaker, soprattutto quelle limitate, sono un bene di lusso e al momento il pubblico generale ha altro da pagare. Ormai abbiamo release hype quasi ogni settimana, che siano Jordan, Dunk, New Balance, Adidas, magari le Adidas un po' meno frequentemente, ma abbiamo sempre qualcosa di nuovo su cui puntare l'attenzione. Ormai non fai in tempo a indossare due volte una sneakers che stai già aspettando quella che esce settimana prossima. Purtroppo il mondo della moda corre e non aspetta nessuno. Oggi tutti vogliono una scarpa, domani magari la stessa scarpa non la vuole più nessuno. Un ottimo esempio è il Mischief Big Red Boot. Sicuramente tutti voi l'avrete già vista, sapete di cosa sto parlando. Una scarpa eccezionale nel vero senso della parola. Io sono sicuro che tra 3 mesi sembrerà soltanto un lontano ricordo. Questo fa capire che anche il mondo delle sneakers è in evoluzione. Complice anche TikTok e applicazioni affini che ci rifilano una catena infinita di contenuti che non ci permette di focalizzarci per più di 5 minuti sulla stessa cosa. I veri brand come Nike, Adidas e New Balance stanno facendo lo stesso gioco, rifilandoci ogni 5 minuti una nuova scarpa da guardare. Chiaramente questo discorso vale principalmente per chi segue, detto brutalmente, per moda il mondo delle sneakers, senza soffermarsi troppo sulla storia e sulla cultura di una scarpa, godendosi il modello finché non arriva al prossimo. Da tutta questa situazione ci si ritrova con tante scarpe molto più accessibili, come ad esempio le tanto amate fino all'anno scorso Jordan 1 High, che ora possiamo tranquillamente trovare a prendere polvere nei negozi, sull'applicazione sneakers o addirittura in alcuni outlet. Come la Jordan 1 High 85 Black and White, una scarpa a dir poco storica, oggi facilmente reperibile con meno di 300 euro. 2 anni fa la stessa identica scarpa sarebbe andata a ruba e non si troverebbe per meno di 400-500 euro. Altro chiaro esempio è la famigerata Dunk Low Panda, che fino all'anno scorso era quasi impossibile acquistare a meno di 200 euro nonostante l'infinito numero di restock che ha ricevuto. E quest'anno, in soltanto 2 mesi, sono scese ad arrivare intorno ai 150 euro ed essere anche quasi difficili da vendere. Sicuramente i veri appassionati si ritrovano con un grande vantaggio. Ora è più facile acquistare molte sneakers al prezzo di retail. O nel peggiore dei casi, per la maggior parte delle release, i prezzi di resell non sono più così proibitivi. Un esempio è la Jordan 12 in collaborazione con Ama Manier, una collaborazione che ha riscosso un sacco di successo, che ha creato un pezzo da collezione voluto principalmente dai collezionisti. Nonostante le pochissime paia disponibili e l'alta qualità della scarpa, l'interesse è stato davvero basso e sicuramente non andrà in alto come resell, e in questo modo diventa molto più accessibile a chi la vuole davvero. E questo esempio accade perché ieri è uscita questa, domani le Jordan 5 UNC, martedì passiamo già alle Air Force One in collaborazione con Tiffany, giovedì alle Ambush e infine sabato alle Jordan 3 White Cement Reimagined. Non si fa in tempo a ricevere la scarpa dal corriere che si sta già acquistando la prossima. In questo modo la gente è costretta a fare scelte. In un periodo come questo non ci si può permettere di prenderle tutte. Questi sono i miei pensieri, vi lascio trarre le vostre conclusioni, che sarei molto curioso di sapere nei commenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, like e iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima.